Buonasera, qualche mese fa abbiamo postato un video sul mancato rimborso da parte di Poste Italiane di quei buoni fruttiferi contestati a più persone dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, che viene indicata con l'acronimo PFR oppure CPFR, nel caso di decesso di uno dei contestatari. Oggi, con questo nuovo video, ritorniamo sull'argomento per precisare una questione e per ribadire un concetto. Cominciando dalla prima, è nostro precipuo interesse chiarire che lo studio legale Iocca Chiappetta sta portando avanti, e con un certo successo decretato e consacrato in alcune sentenze, una problematica giuridica del tutto diversa da quella inerente al ritrovamento di buoni e libretti postali antichi e di cui in questi ultimi mesi si fa un gran parlare su internet. A riguardo purtroppo nulla possiamo dire perché, ribadiamo, non ci siamo mai occupate della questione. Al contrario, relativamente alla vicenda che stiamo curando e che vede protagonisti malcapitati possessori di buoni fruttiferi postali, ordinari o a termine purché non caduti in prescrizione, e che si vedono negare il rimborso per il sol fatto di non aver portato il titolo all'incasso prima che uno dei contestatari sia deceduto. Ebbene, a riguardo, con cognizione di causa, ribadiamo che Poste Italiane sta interpretando una disposizione di legge pro domo sua, asserendo, evidentemente erroneamente, il venir meno della clausola di pari facoltà di rimborso nel caso di decesso di uno dei contestatari, e da qui facendo derivare l'impossibilità di procedere al rimborso dell'intero buono. È inutile dire che questa posizione assunta da Poste Italiane non ci trova assolutamente d'accordo. Ora, partendo da due diversi presupposti, e cioè il primo è che i buoni fruttiferi postali possono essere intestati ad uno o più contestatari, e che il secondo, le quote di ciascun contestatario si presumono in parti uguali, volendo sintetizzare al massimo la nostra linea difensiva, possiamo sostenere con sufficiente certezza che tre sono i casi in cui i possessori di buoni fruttiferi possono venirsi a trovare. Il primo, il buono fruttifero postale è intestato ad un'unica persona e questa decede. È evidente che in tal caso Poste Italiane legittimamente potrà pretendere di conoscere chi e quanti siano gli eredi, a cui richiedere la firma congiunta ma non simultanea della quietanza. Secondo caso, il buono fruttifero è intestato a due persone, di cui una decede ed è dotato della clausola di pari facoltà di rimborso. In questo caso, Poste Italiane dovrà procedere al rimborso dell'intero buono nei confronti del contestatario superstite senza minimamente preoccuparsi di quali siano, di quanti, di chi siano gli eredi del defunto e senza tema di incorrere in responsabilità che non avrebbe nel caso appunto in cui proceda al rimborso dell'intero buono nelle mani dell'unico intestatario, cointestatario superstite richiedente. È evidente che gli eventuali eredi del defunto che ritenessero di poter vantare legittimamente dei diritti sulla quota di sua spettanza dovranno rivolgere le proprie pretese esclusivamente nei confronti del cointestatario superstite che ha incassato il buono. Quindi, in un'eventuale causa, Poste Italiane dovrebbe restarne totalmente fuori e non essere quindi convenuta. Terza ipotesi. Il buono fruttifero postale è intestato a tre o più persone, una delle quali decede.
sempre buoni, dotati della clausola di pari facoltà di rimborso. Bene, in questo caso Poste Italiane dovrà rimborsare il buono nei confronti dei cointestatari superstiti e richiedenti, i quali avranno l'obbligo di firmare congiuntamente e non simultaneamente la quietanza. Anche in questo caso, come in quello precedente, vale il discorso che gli eventuali eredi del cointestatario defunto che vantassero diritti sulla quota di spettanza, dovranno rivolgere le proprie ragioni esclusivamente nei confronti dei cointestatari che hanno incassato i buoni. Quindi, tutto ciò premesso, ribadiamo che Poste Italiane non ha diritto di chiedere la presentazione della dichiarazione di successione, e questo in nessuno dei tre casi. Grazie e alla prossima!